Amiche e amici appassionati di moto e di moto mondiale, bentornati a un'altra diretta di Moto.it. È venerdì, si commenta la giornata di prove libere e prequalifiche, si chiamano adesso? Sì. Non lo so, prequalifiche credo. Assieme a me Lucio Cecchinello. Buongiorno Lucio. Grazie, buongiorno a te. Una bella giornata oggi per il team LCR, per le squadre giapponesi, per la Honda. Diciamo, definiamola interessante perché bisogna capire come venirne fuori. Ma ti è mai capitata una situazione così? Mai, credo. No, così no. Allora, c'è stato un anno nel 2011 quando abbiamo firmato con campione del mondo della Moto2 Tony Elias per riportarlo in MotoGP, che lui era già stato in MotoGP qualche anno prima, sempre col team Gresini aveva vinto il mondiale Moto2. L'abbiamo riportato in MotoGP e lì devo dire che è stato un anno dove siamo sempre stati tra le ultime posizioni. Però, insomma, avevamo più chiara l'idea che era un po' il pilota che non si trovava bene sulla moto che eravamo capaci di dargli in quel momento, non era tanto la moto. Qui invece il è problema chiaramente la moto. È chiaramente la allora moto. Sai, se è un problema che non fai dei risultati perché il pilota chiaramente non va, allora cambi il pilota, cosa che noi facemmo con l'ingaggio di Stefan Bradl, campione del mondo della Moto2, poi dopo siamo riusciti a fare diversi quinti posti, diversi sesti posti, abbiamo fatto un podio a Laguna Seca. Negli Stati Uniti, e quindi è più facile, no? Però adesso invece è più difficile perché non è solo nostra competenza. Certo. Allora, vedo che già che arrivano un sacco di domande per Lucio, allora intanto una per... così sdrammatizzare un po', Simone ti chiede qualcosa sul meteo, cosa ne sai, perché davano pioggia fino a sicura, fino a poche ore fa, adesso invece sembra un po' cambiato, com'è? Sì, dopo ma, andiamo se, no, a scavare nel dettaglio, caro Lucio. No, adesso devo dire non ho guardato ancora gli aggiornamenti di oggi pomeriggio, però da stamattina davano sicuramente il miglioramento, quello che erano piogge sparse durante locali temporali durante il giorno si sono oggi li avevano tolti e per domani avevano dato solamente in prima mattinata. Speriamo che il miglioramento continui. Allora, andiamo un attimo a vedere cosa è successo oggi, ricapitoliamo molto velocemente. Allora, davanti a tutti, 2 aprile, Aleix Espargaró, 1.38.666, se non leggo male. Aspetta che lo vado a leggere qua, che lo leggo meglio. 1.38.686, secondo Vinales, terzo Bagnaia con la Ducati, quarto Zarco, futuro pilota di Lucio Cecchinello, e dopo naturalmente andiamo anche a parlare di questo, anzi... ti dirò che il titolo ho fatto una forzatura naturalmente, ho detto ecco perché ho scelto Joan Zarco, te l'ho fatto dire a te, questo è il titolo. Allora Binder con la KTM quinto, Alex Marquez sesto, settimo Bezzecchi, ottavo di Gian Antonio, nono Bastianini, decimo Martin, quindi questi sono i 10 piloti che vanno direttamente in Q2. Per trovare la prima moto giapponese bisogna scendere al 17° posto, Fabio Quartararo, 18° Morbidelli e poi 19°, 20°, 21°, 22°, le 4 Honda. Questa è la situazione di oggi. Allora, non so bene da cosa cominciare. Allora, no, guarda, c'è questa considerazione un po' cattivella di Simone. Dice, quindi la vittoria di Rins ad Austin solo fortuna, Lucio. Allora, io non credo che sia solo fortuna, ma è stata una grandissima bravura del pilota. Però rimane obiettivamente qualcosa di spiegabile se guardiamo poi al resto del campionato. È onestamente ci stiamo ponendo anche noi
la domanda, e ci stiamo ponendo anche noi la domanda nel senso, ma quindi è possibile che tutte le evoluzioni che poi sono arrivate da Austin in avanti, quindi mettiamoci dentro, tanto per dire, il telaio Kalex, mettiamoci dentro il nuovo pacchetto aerodinamico, mettiamoci dentro la sospensione anteriore con una corsa maggiorata, e mettiamoci dentro le evoluzioni dell'elettronica, allora ti dico la verità, ci stiamo anche noi mettendo in discussione questa cosa. Ora, il vero problema è che diciamo, capire esattamente il motivo per il quale eravamo più veloci di Austin non è facile, però io ti posso dire la mia. Sicuramente Alex aveva un modo di fare il T1 e il T2, soprattutto la parte veloce del T1, particolarmente efficace, aveva delle traiettorie leggermente diverse dagli altri ed era lì che faceva la sua differenza, che recuperava quei 3 decimi che normalmente lui ha in quel circuito. E poi dopo devo dire che il tipo di circuito ha delle curve, il circuito è molto largo, quindi il raggio delle curve non è particolarmente stretto, è molto largo, quindi queste curve larghe fanno in modo che questo modo di utilizzare la moto non ci mandi così in crisi come in altri circuiti dove dobbiamo frenare più forte e girare stretto. Ma se dobbiamo frenare forte ma poi dopo abbiamo un raggio di curva molto elevato, soffriamo meno. E probabilmente quel circuito ci ha aiutato proprio perché è un circuito molto largo, molto grande, e Alex ha fatto la sua differenza. Questo è il mio punto di vista. E poi probabilmente anche le evoluzioni che abbiamo ricevuto fino adesso non ci stanno portando nella buona direzione. E come se ne esce? Questa... Guarda, stiamo valutando chiaramente, stiamo sempre rimettendo in discussione, bisogna essere capaci di rimettersi in discussione ogni volta, e stiamo rimettendo in discussione, e Honda si rimette in discussione. In effetti, non so se avete visto, al Mar Markets oggi, al venerdì mattina, anche nel venerdì pomeriggio, nel box aveva una moto con il pacchetto aerodinamico vecchio e il pacchetto aerodinamico nuovo. Quindi la voglia e la volontà di rimettersi in discussione c'è. Dobbiamo farlo probabilmente non solo sull'aerodinamica, dobbiamo continuare a farlo su tutte le altre cose che sono arrivate. Però posso dire una cosa che è positiva per noi, nel senso che abbiamo deciso che non appena Alex Rins riuscirà a ritornare in moto, mi auguro il più presto possibile, quindi già da Misano, anche se lo vedo un po' dura perché ha ancora molto male, quando lui si ritornerà in pista, noi gli daremo la moto che aveva in America. Non andremo la stessa, uguale, precedente. Non andremo a mettere subito tutte le evoluzioni. Le proveremo una per una ancora con lui, ma diciamo che ripartiremo con il vecchio pacchetto aerodinamico, la vecchia elettronica, vecchia sospensione, diciamo tutto quello che era la base, e poi dopo ricostruiremo durante la stagione, durante i vari turni di prove, tutte le varie cose, incluso il telaio. Quando pensi che tornerà Rins? India? Guarda, io credo verosimilmente in India. Non ti nascondo che stiamo facendo di tutto per motivarlo, per spingerlo, per preparargli qualche dottore nascosto nel motorhome che gli faccia qualche puntura. Di quelle giuste. Di quelle giuste, per vederlo già a Misano. Detto scherzi a parte, tra Misano e India questo è l'obiettivo. Lo sapremo, ovviamente Misano è fra qualche giorno, lo sapremo proprio fra qualche giorno, perché vi posso dire che oggi Alex Rins ha girato ad Aragon, non ho ancora avuto il tempo di chiamarlo, vi giuro, non ho ancora avuto il tempo di chiamarlo, sono qui che sto aspettando il suo messaggio, ma lo chiamo per sapere com'è andata, perché oggi ho provato ad Aragon con la CBR e riproverà ad Aragon martedì, se tutto va bene, sempre con la CBR. E poi prenderà la sua decisione finale, quindi la decisione è attesa tra poco, magari arriva in diretta, chi lo sa. Allora, Lucio, arrivano
tantissime domande, un po' le vedi, un po' non le vedi. Allora, direi di andare avanti un attimo sulla crisi Honda, poi passiamo su Rins e su Zarco, perché insomma è un argomento altrettanto interessante. Però volevo chiedere, ad esempio, Claudio fa questa considerazione: se le regole cambieranno nel 2026, siete sicuri che la Honda farà una nuova moto per l'anno prossimo? In realtà stanno già discutendo le case costruttrici con la Dorna sulle regole del 2026. Le discussioni che sono in corso, io non ho molti elementi perché le sta facendo la Dorna direttamente con le case costruttrici. Ne abbiamo parlato però comunque con Dorna e anche con Honda, e mi pare che ci sia non ci saranno grossi cambiamenti. Sarà piuttosto, dovrebbe essere, o no? Non la vedi possibile questa volta? Guarda che in questo momento stanno discutendo in questo momento di mantenere tutto così com'è. Poi se ci sono delle altre novità in corso, però le informazioni che abbiamo avuto anche parlando con Corrado Cecchinelli sono quelle che loro vorrebbero trovare il modo di limitare quello che sono un po' le applicazioni aerodinamiche per cercare di dare un freno a questa ricerca un po', diciamo, fuori controllo su quelle che sono le applicazioni aerodinamiche, quindi limitare la ricerca aerodinamica, sicuramente utilizzare carburanti ecologici e probabilmente fare un ragionamento su una progressiva limitazione dei consumi. Questo è un po', diciamo così, quello che io so che si sta discutendo. Non ho avuto informazioni relative al fatto della cambio della cilindrata. Però, siccome il regolamento non dovrebbe cambiare, io credo che Honda lavorerà. E ricordiamo che insomma si attende questo test dell'11 settembre, un po' come la manna dal cielo, questo test a Misano. Tu hai già delle informazioni, sai se ci sarà roba grossa, quello che puoi dire naturalmente, non sai nulla, non dici nulla, bocca cucita. No, vabbè. Allora, è ovvio che Honda sta lavorando, è da tanti anni che diciamo Honda lavora. Adesso c'è proprio una seria considerazione che stanno facendo, perché considerate che il compartimento della vendita delle moto è il compartimento più importante per la Honda, ovvero cioè quello che genera più utile, e quindi sanno che devono rinnovare il loro impegno, perché le corse comunque fanno parte del DNA della Honda ed è un ottimo prodotto marketing per loro, un'ottima promozione per loro, per cui si stanno impegnando veramente tanto. Da quello che sappiamo è che stanno lavorando su differenti prototipi 2024, quindi quando dico differenti, quindi non c'è solo una direzione che stanno prendendo, ma stanno provando alcune direzioni, ma sono tutte comunque sulla base della moto 2023, però rivedendo un po' quello che sono la distribuzione dei pesi, le dimensioni, le geometrie, e ovviamente stanno cercando più potenza. Su questo vi posso dire che ho avuto il piacere di conoscere in Giappone lo scorso dicembre l'ingegnere capo, che progettista della Formula 1, che adesso mi sfugge il nome, che però è quello che è su tutti i giornali. Con i nomi giapponesi litigo in continuazione, quindi va bene. E lui stesso mi ha detto che aveva avuto mandato di cominciare ad interessarsi a mettere le mani al motore della MotoGP, quindi speriamo che porti qualche cosa in più rispetto a quello che abbiamo. Ecco, a proposito di motore, io ho fatto martedì una diretta con Elvio De Ganello, faccio sempre il martedì prima di ogni Gran Premio una diretta con Elvio che racconta il circuito dal punto di vista tecnico, no? Il circuito dove si va a correre. E poi si parlava naturalmente dei problemi della Honda e lui ha detto, dice Lore, mi passa di capire che il problema di Honda non è il motore. Confermi, Lucio? Potrebbe essere comunque positivo avere un punto fermo su cui ripartire. Invece bisogna lavorare anche sul motore, mi sembra di capire dalle tue parole. Sono emozionato che c'è Elvio De Ganello, che è un grande, che dice queste cose. Ma ha detto secondo lui, naturalmente, lui lo giudica da fuori.
non può saperlo come lo sai tu o come lo fanno in onda, naturalmente. Guarda, e saluto Elvio, che sono sicuro che ci sta seguendo. Io ti posso dire, io ti posso dire che faccio un po' fatica a dirtelo, perché siamo messi in una situazione dove veramente stiamo mettendo in dubbio un po' tutto. Non tanto il motore di per sé come potenza, ma stiamo un po' mettendo in dubbio l'erogazione del motore, stiamo un po' mettendo in dubbio anche il modo con il quale controlliamo la coppia del motore, quindi come è scritto come abbiamo scritto il software di controllo. Stiamo un po' mettendo in dubbio queste cose perché, Cristo, abbiamo fatto dall'inizio della stagione il telaio tipo 1, il telaio tipo 2, il telaio tipo 3, poi è arrivato il telaio della Calix, ma gira e rigira, sì, piccole sensazioni di miglioramento, ma non abbiamo fatto nessuno step. Abbiamo riprovato i forcelloni in carbonio a Jerez, niente, vanno meglio ancora i forcelloni in alluminio che ci ha frenato. Ecco, tutto quello di nuovo che viene portato non sembra non esatto, dare quindi, quei benefici, è strano questo. È veramente strano, quindi ti dico, stiamo un po' rimettendo in discussione un po' tutto, perché anche adesso con un nuovo pacchetto aerodinamico che sostanzialmente è chiaro, avendo delle ali più pronunciate, non nascondiamo, genera più downforce sull'anteriore, pressione. E quindi ci dà la possibilità, insomma, di giocare un po' sul baricentro della moto, giocare un po', però di fatto non abbiamo dei problemi proprio di continuo slittamento del pneumatico, non riusciamo a trasferire la potenza a terra, quindi è vero, potrebbe essere ancora legato alla ciclistica, però la mia domanda è anche quella: quando cosa ha fatto KTM per migliorare così tanto le loro performance? Da quello che so, in Portogallo hanno portato un nuovo motore con una differente ordine di scoppio. Esatto, hanno cambiato l'ordine di scoppio. E probabilmente hanno risolto una parte dei problemi della trazione che avevano. Quindi mi metto, sono personalmente, io ti dico, non sono un ingegnere, ma mi metto anche questa variabile sulla tavola e dico, ma interessante. Forse questo, dobbiamo anche pensare al motore, non solo al telaio. Questo è interessante. Allora, Gioia invece ti chiede, Rins ha detto che in HRC non lo hanno mai ascoltato, anzi nemmeno preso in considerazione, è vero? Se puoi dirci, no, ovviamente salutiamo Gioia che è molto carina. No, guarda, considerazione. È in parte vero, ma ci sono delle spiegazioni, ovvero, prima di tutto, dobbiamo dire, Rins ha corso in MotoGP solo in un factory team. E quindi quando è venuto in un team satellite si è ritrovato un attimo, chiaramente, ma dove sono tutti gli ingegneri che avevo intorno a me con gli occhi a mandorla? Ce ne sono, ma ce ne sono meno. E quindi già questo lo ha fatto sentire lui, si è sentito meno importante, meno... Non ha detto, ma com'è? Dove sono gli ingegneri? Poi devo dire la verità, credo che Honda si ritrovava in una condizione dove, per salvare la relazione, per preservare al meglio la relazione con Marc Marquez, ha dato il 110% nella prima fase della stagione per dargli il massimo supporto. Quindi arrivavano i telai Evoluzione, li davano a Marc. Arrivavano altri pezzi Evoluzione, li davano a Marc. Poi dopo si sono ritrovati che Rins ha vinto in America e quindi Rins ha detto, ci sono anch'io, giustamente. E lì forse posso dire che HRC non ha considerato che, ecco, magari avrebbero dovuto ascoltare più voci, dai. Fare qualche sforzo in più per venire al box, per stare con lui, per coccolarlo, per fargli vedere che c'erano. E devo dire che, insomma,
capisco Rins, ma capisco anche HRC, perché credimi, quando Kalex è capace di capace di produrre tre telai e due vanno a Mark e uno va a Mir, Mir non è capace di sfruttarlo, però è difficile toglierlo a Mir, perché è comunque dentro il factory team, è comunque per contratto loro, vai a sapere che cosa ci hanno scritto con la Repsol, che devono avere sempre la priorità sugli altri team, quindi io non lo so queste cose. Però ecco, Rins ha visto questo trattamento di secondo di subordine, l'ha vissuto male. Ed è per questo che è andato via, Lucio? Secondo te? Te lo aspettavi tanto? Una parte non me l'aspettavo. Allora, lui me l'aveva ampiamente anticipato. Vengo da te, accetto un ingaggio molto ridotto rispetto a quello che è il mio standard, ma voglio avere la via d'uscita, perché ho l'opzione di andare in Yamaha nel 2024. Yamaha non mi può prendere nel 2023. Sì, ma ha detto che lui ce l'aveva in mente anche quando è passato dalla Moto2 alla MotoGP. Mi hanno raccontato che lui, insomma, la Yamaha è sempre stato un suo obiettivo. Ok, questo non lo sapevo. Però lui aveva questa opportunità qui e l'aveva segnalata, ed era stato sempre chiaro con noi sin dall'inizio. Poi dopo si è ritrovato con questa opportunità che si è concretizzata. Io onestamente non me l'aspettavo, perché pensavo che la Yamaha prendesse Toprak. Io pensavo che prendessero loro, che poi dopo, vabbè. Quindi si è liberato il posto e lui, devo dire che come fare a dire di no a una factory che ti paga anche un po' di più, probabilmente 4-5 volte di più di quello che possiamo fare noi. Ecco, tra l'altro io ho fatto un sondaggio quando è successa questa cosa, cioè, ancora non era successo, però dico, Rins ha la possibilità di andare in Yamaha, secondo voi fa bene andare in Yamaha o dovrebbe stare in Honda? E mi ha sorpreso, perché una roba tipo l'80% ha detto fa bene andare in Yamaha. Voglio dire, non mi sembra che la Yamaha sia così avanti, e anche, voglio dire, comunque potenzialmente mi viene da pensare, a me da fuori, che la Honda, se c'è tra le due case, è la Honda che ha più possibilità di recuperare lo svantaggio. Questo è un discorso generale, tu come la vedi? Sono d'accordo con te, ma credo che abbia giocato un po' un ruolo il fatto che lui ha visto che c'era uno sbilanciamento di concentrazione di lavoro che hai detto poi su Mark e anche su Mir, perché Mir comunque è un pilota ufficiale ben pagato e dovevano tirarlo fuori dai problemi, e quindi ha visto questo sbilanciamento dall'altra parte del box, nonostante contrattualmente era chiaro che era era un pilota ufficiale, ma che avrebbe ricevuto le evoluzioni non appena disponibili. Però il fatto di non appena disponibili, lui l'ha vissuta male, perché le voleva e se le aspettava subito, perché effettivamente aveva portato l'Honda alla vittoria e aveva ragione. Però è quella che gli porta via le concessioni per quella vittoria lì, o no? Adesso faccio questa battuta. Ma a proposito di concessioni, che se ne è parlato tanto, allora io, quando è uscita questa voce così, ho detto, secondo me è sbagliato, e ho detto le mie ragioni, perché Honda e Yamaha sono in questa situazione per una colpa loro, per aver lavorato male, non perché non hanno i mezzi, perché non hanno le conoscenze, perché è il primo anno che corrono in MotoGP, come, no, quando si danno le concessioni. Sì. Adesso un po' però vedere questa situazione bisogna intervenire, non si può vedere Honda e Yamaha così. Come la vedi tu? Da team manager Honda. Io da appassionato ti dico, è bello vedere la competitività, cioè io mi gaso, mi eccito quando vedo una classifica dove c'è Ducati, Honda, Yamaha, KTM, Aprilia, hai capito? Certo. E ai primi 5 posti. Questa è bello vederlo, è bello vedere questa competitività così, così forte fra le case costruttrici. Quindi da una parte sono d'accordo con te, sono loro che dovevano lavorare di più, dall'altra parte ti dico, secondo me bisogna creare una regola però ben pensata, perché sennò apri
una forma di discussione che poi dopo ogni volta che una casa perde un po' la competitività allora certo, ho dato le concessioni a lui, certo, no, ma adesso le voglio anch'io. Quindi secondo me bisogna creare una regola chiara che dice: non vinci da tanti anni, non fai questi risultati da tanti anni, allora riprendi la possibilità di. Ok, e allora arriviamo a Zarco. Ecco perché ho preso Zarco, questo è il titolo della diretta. Perché è la Honda che può avere la più possibilità migliore rispetto alla Yamaha, questa mi piace. Allora aspetta che vado a prendere. È la Honda. Vabbè, perché? Scusa. No, non ci mancherebbe. È la Honda che ha più possibilità migliore rispetto alla Yamaha. Allora, io lo dico questo per... perché la Honda comunque... Honda is Honda, come si dice, perché Honda ha una... io che abbia risorse superiori rispetto a quella che ha la Yamaha, sia economiche sia tecnologiche, questo è il mio pensiero. Diciamo che se parliamo di risorse economiche ti direi di sì, nel senso che il 2022 ha fatto degli utili probabilmente 3 o 4 volte superiori a quelli della Yamaha, perché chiaramente hanno il business delle auto, degli aerei e tutto il resto, e perché hanno un numero di ingegneri che possono utilizzare ben superiore rispetto alla Yamaha, e questo è sempre stato. Però è anche vero che insomma case costruttrici come Ducati e KTM dimostrano che non è la dimensione o solo i soldi a essere, certo, a fare la differenza, ma magari sono le idee, sono le persone. Fra Honda e Yamaha, forse Honda è quella che è stata capace storicamente nella storia delle corse a innovare un po' più rispetto, sì, a quella di Yamaha. Sono d'accordo. Senti, ho fatto una diretta con l'ingegnere Jan Wittelen, e naturalmente si parlava delle case giapponesi, eccetera, eccetera. Lui ha fatto una considerazione interessante. Lui ha detto: in Giappone, una volta per un ingegnere arrivare alla Honda, alla Yamaha, lui ha fatto questo esempio, era il massimo assoluto, perché le moto erano considerate qualcosa di molto importante. Adesso le moto non hanno più questa importanza. Anche un ingegnere giovane, prima di andare a lavorare alla Honda, alla Yamaha, insomma una casa di moto, punta, che ne so io, alla casa di auto piuttosto che a un'altra roba tecnologica. La condividi questa tesi? Cioè lui dice: c'è meno attrazione verso gli ingegneri nuovi, cioè gli ingegneri nuovi è portato a guardare un altro settore prima di pensare alle moto. È possibile, perché se tu guardi l'industria motociclistica a livello tecnologico non ha, a mio avviso, lo stesso livello di innovazione che hanno altre industrie. Se tu guardi, noi è inutile che ci nascondiamo, noi stiamo utilizzando motori che hanno una tecnologia che è quella di 20 anni fa, perché 20 anni fa c'erano i motori con le valvole pneumatiche, c'erano motori, sì, 4 cilindri, 1000 di cilindrata, e c'era il controllo di trazione. Invece magari un ingegnere oggi vuole magari lavorare più su tecnologie ibride, con recupero di energia, con altri challenge. Ok, più attuale. Allora, Davide ti chiede se HRC importerà tecnici dalla Formula 1 come Aprilia, e io la completo la domanda di Davide e dico: secondo te, allora, KTM per arrivare a un certo livello è andata a prendere degli ingegneri dalla Ducati, questo è giusto? Sì. O comunque, insomma, più o meno di quella zona lì. Deve farlo anche Honda? L'ha già fatto, un paio di ingegneri che lavoravano con Ducati lavorano con Honda, non è un segreto, si sa, gli stessi elettronici che lavorano dietro alla costruzione del software, come l'ingegner Filippo Tosi, che è uno dei leader del team che fanno lo sviluppo del software, è un ex Marelli, ex Ducati, quindi l'ha già fatto. Però ti posso dire che, ecco, forse la filosofia giapponese comunque per loro è un po' un ammettere la loro inferiorità, dover attingere a degli altri, a ingegneri europei o a ingegneri della
per fare una mossa così devono essere, devono veramente essere, accettare una situazione di poco conforto per loro. Ok, allora torniamo a Zarco. Ecco perché ho preso Zarco. Ecco perché ho preso Zarco. Noi abbiamo la necessità più che mai oggi di avere un pilota che ci aiuta a capire dove dobbiamo lavorare. Dobbiamo lavorare sul motore, dobbiamo lavorare sull'elettronica, dobbiamo lavorare sul telaio, che ci aiuti a capire quali sono le priorità. La priorità è la stabilità in frenata? No, quindi questa la eliminiamo. La priorità è l'engine brake? Sì, quindi questo lo prendiamo in considerazione. La priorità è l'erogazione? Quindi questo lo prendiamo in considerazione. La priorità è il traction control? No, allora non lo prendiamo in considerazione. Cioè, un pilota che ci aiuti a, diciamo, lavorare sulle priorità e portare avanti lo sviluppo, perché è inutile, l'abbiamo visto anche oggi, siamo indietro, punto. Quindi per fare questo, Zarco, perché Zarco, ti rispondo, perché Zarco ha guidato Yamaha, KTM, ha guidato un Honda con noi per 3 gare e ha guidato Ducati per gli ultimi 4 anni. È un pilota che ha una esperienza importante in MotoGP, 2 volte campione del mondo in Moto2, non è giovanissimo, però è quello probabilmente che ci serve, un pilota con esperienza, un pilota con capacità di analisi, un pilota che conosce, che ha guidato altre case costruttrici e soprattutto che scende da una moto vincente e salirà su una moto dove ci potrà dire esattamente: guardate, questo, dobbiamo rivederlo perché è il punto debole di questa moto. Ecco, Lucio, sappiamo che lui è andato in KTM, è vero che è un momento diverso della sua carriera, un'altra età, un'altra esperienza, eccetera, eccetera. Però insomma lì è andata male, nel senso che addirittura a metà stagione lui gliel'ha data su, come si dice in gergo. È un aspetto che tu hai valutato, oppure appunto stiamo parlando proprio di un'altra persona rispetto ad allora? Credo o no, ci ho parlato stamattina di questa cosa qui con lui. No, ci credo, alle 8 e mezza, se me lo dici ci credo. Alle 8:30 abbiamo preso un caffè insieme, siamo messaggiati ieri sera, ho detto ti va di prendere un caffè insieme domani mattina, ho detto assolutamente sì, alle 8:30 abbiamo preso un cappuccino insieme e abbiamo parlato proprio di questo, cioè lui mi ha detto guarda Lucio, perché io gli ho detto guarda che vieni ma te la prendi nei denti, sono stato chiaro prima, voglio essere chiaro adesso che hai firmato il contratto, vieni e c'è molto da fare. Lui ha detto io vengo perché è un momento della mia carriera dove probabilmente mi aiuta psicologicamente, lo sento che mi aiuta psicologicamente avere un programma di lavoro per più anni, quindi non solamente un anno come mi offriva la Ducati per poi mandarmi in superbike, ma mi sento di poter essere più considerato e più importante nella fase di rilancio della Honda, e so benissimo che arrivo in una situazione dove probabilmente farò fatica a guidare la moto, come ho fatto fatica a guidare la KTM scendendo dalla Yamaha, ma ti posso garantire che sono in una fase della mia maturità sportiva molto, molto più matura, dove prima c'era solo uno stile di guida, per me era quello, la MotoGP si doveva guidare come la Yamaha. Oggi ho capito che è il pilota che si deve adattare, e in più ho la maturità di poter gestire le debacle, come dice lui in francese, i momenti duri e difficili, e quindi è preparato e sa che l'inizio non sarà facile per lui. Speriamo. Senti, tanti lo chiedono, non tanto oggi, non ho visto tanti, ma quando faccio le dirette molti dicono perché la Honda non prende Dovizioso come collaboratore? A parte che Dovizioso adesso lui pensa solo alla sua pista di motocross là a Faenza, se non ci sei stato vale vederla perché è un posto spettacolare, ma un Dovizioso potrebbe far bene alla Honda, secondo te? Io credo che quando un pilota decide di smettere di correre, nonostante gli rimanga la passione, nonostante rimanga l'amore per lo sport, ci sia qualche cosa
che cambia nella sua testa, ci sia qualcosa che perde qualche cosina in termini di proprio... Sì, sì, o lo fai subito, cioè smetti di correre, perché dici, il pilota è stressante, faccio il collaboratore, sennò... Perché voglio dire, Pedrosa lo vediamo, fa quello che fa. Sì, ma è vero, è verissimo. È verissimo quello che dici, però probabilmente, come dici te, il fatto di stare in moto aiuta tanto. L'abbiamo visto anche con Calcracciolo. Sì, certo. Calcracciolo, esatto. Ha detto, io non me la sento più di fare i campionati, accetto di fare il collaudatore, poi quando è stato obbligato a correre non è che abbia fatto proprio così male. Io mi ricordo un turno di prove sul Bagnato che ha fatto il primo tempo. Vero, assolutamente. Allora, siamo quasi in chiusura perché poi Lucio ha anche altri impegni. Allora, però no? Mi piace stare qui, ti dico la verità. Ah, va bene, guarda che intanto aumentano anche gli spettatori. Allora, sai che questo momento di fantamercato, le caselle stanno andando tutte a posto, ma ce n'è uno libero che è quello di Gresini, no? Almeno al momento ancora non c'è stato il rinnovo di contratto per Di Giannantonio, non c'è un nuovo pilota, eccetera, eccetera. Allora, se ne sentono di tutti i colori, anche che potrebbe andare lì Marc Márquez o che potrebbe andare lì Joan Mir. Allora, mettiamo che un pilota HRC va via da lì, e Zarco potrebbe essere dirottato all'HRC o non c'è questo pericolo? Cioè lui è un pilota HRC con contratto con LCR, un contratto, o è un pilota HRC che HRC potrebbe anche decidere eventualmente? Il contratto parla chiaro, Zarco è un pilota HRC assegnato dall'LCR, il contratto è firmato dalle tre parti, okay, HRC, Ion Zarco e dell'LCR. Poi, se dovesse esserci HRC che viene a propormi un progetto differente, è ovvio che sono obbligato ad ascoltarlo, perché non dimentichiamoci che HRC è un partner nostro, non è che siamo solo clienti di HRC, certo, ma è anche un nostro partner, e quindi sono obbligato ad ascoltarlo, però ovviamente farò le mie valutazioni se accettarlo o no, perché comunque il contratto è firmato. Ok, quindi è chiarissimo. E secondo te Márquez e Mir rimangono in onda tutte e due? Hai detto che ti piace la trasmissione. No. Ti metti in difficoltà, caro Lucio. No, guarda, io ti posso dire questo. A mio avviso è normale che in un momento così difficile ci sia la volontà da parte dei piloti, dei manager dei piloti, di cercare delle altre soluzioni. Questo è lecito, è normale. Poi immaginare dei piloti e dei manager che sono abituati a prendere delle commissioni molto importanti, stipendi e commissioni molto importanti, che vadano notoriamente in un team satellite che notoriamente ha la capacità di pagare qualche cosa come dalle 10 alle 20 volte in meno rispetto a quello che prendono adesso. Capisco che mi dirai no, però quando hai tanti soldi, no, però vuoi fare il risultato e quindi te ne freghi dei soldi. Ok, però ti dico, non lo so, io non voglio fare numeri, non voglio dire cose, però è anche vero che questi due personaggi sono molto ben pagati dalla Honda, e se dovessero andare da Gresini, ma va bene, sei stato chiarissimo. Allora, una piccola, non so i manager quanto poi sono contenti di prendere una cifra. No, però mi viene da pensare, adesso faccio un po' un discorso generale, se un pilota dice al suo manager, io sto qui, smetto di correre. Ok, ci sta. Giusto? Sì, no, è vero. Dici, ah, caspita, allora... Però bisogna anche vedere, perché poi dopo alla fine è vero che Honda dice no, ma noi non tratteniamo i piloti se non vogliono restare. Però è anche vero che in tutti i contratti ci sono poi delle penali. Quindi... Sì, insomma, assolutamente. Perché poi dopo uno, quando si prende un impegno, se no sarebbe troppo facile, no? Perché l'impegno se lo prende solo una parte e l'altra chiaro, fa quello che vuole. Chiaro. Quindi sì, magari Honda sono dei signori, dicono vabbè, se vuoi rompere il contratto lo rompiamo, però poi non lo so, ecco, che cosa l'ufficio legale della Honda deciderà. No. Ecco.
non è così semplice. Allora, Pasquale dice Lucio mai banale e condivido al 100%, e invece Simone ti chiede una curiosità, se ti senti ancora con Weda e come stanno Bodo. Io tantissimo che non lo vedo, una volta si vedeva un po'. L'ho sentito, padre. Sì, no, lo mi sento. Sa che dal Covid in poi non l'ho più visto. Ah, forse. No. Lo seguo su Instagram, lo seguo sui social e poi dopo ci siamo sentiti l'ultima volta quando c'era la 8 ore di Suzuka, perché l'ho chiamato. Ma ancora dentro le moto in qualche maniera fa ancora ha un team, tu pensa, un team suo e corre la 8 ore di Suzuka e delle gare in campionato giapponese Superbike con la BMW. Pensa te. Comunque, siccome ho deciso che quest'anno vado in Giappone, torno in Giappone dopo qualche anno che non andavo, sicuramente Ueda ci sarà a Motegi e quindi prometto a Simone che farò un'intervista con Nobuo. Nobby fa il commentatore per la televisione giapponese insieme a Sakata. Ah, grande, Sakata lo sapevo. Nobu non lo sapevo. Benissimo, allora siamo assolutamente in chiusura. Se non vuoi, no, volevo chiederti una cosa: come vedi la gara di domani in generale? Non è vostro, mi sa che le aspettative sono piuttosto basse, o no? No, per noi le aspettative sono estremamente basse. Se riuscissimo a prendere dei punti, sarebbe già un risultato decente. Dire che lotteremo per i primi 10 purtroppo non è quello che è realistico. Non è realistico. Com'è l'Ocuona, scusami? Ragazzo, molto 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 entusiasta, molto positivo, molto solare, molto motivato. Si vede che gli manca un po' della tecnica nel guidare la MotoGP, cioè va forte, però nella sua voglia di andare forte, per esempio, abusa magari un po' troppo con l'acceleratore, quindi innesca lo slittamento del posteriore ancora prima degli altri e quindi poi dopo alla fine non riesce ad accelerare, non fa strada. Quindi vedi che ha la voglia, ma non avendo l'esperienza della tecnica, non riesce a essere, diciamo che gli mancano 3-4 decimi magari di media rispetto a piloti più esperti come Nakagami. Nakagami sarà sicuramente pilota LCR del 2024 o ancora non lo posso dire, non è ufficiale, nel senso che so che ci sono delle discussioni in corso. Anche qui la Honda sta valutando probabilmente con più interesse di tenere la collaborazione con Nakagami, nonostante non abbia fatto mai delle cose eccezionali, perché sanno che è comunque un pilota giapponese che parla la loro lingua, che conosce le moto dal 2018 e che probabilmente in questa fase così delicata li può aiutare di più piuttosto che prendere un rookie che, non conoscendo la moto, e magari non aiuta allo sviluppo. Credo che rinnoveranno, però la conferma ufficiale la sapremo più avanti. Benissimo, amiche e amici appassionati di moto, di Moto Mondiale, finisce qui questa diretta. Domani appuntamento, non so se alle 19 o alle 19:15, sempre per una diretta su moto.it per commentare qualifica e soprattutto gara sprint, che speriamo sia sull'asciutto per quanto mi riguarda. Con me ci sarà un ospite di una casa italiana questa volta, dell'Aprilia, nello specifico dell'Aprilia. Lucio, grazie come sempre. Ho guardato il meteo nel frattempo. Lucio avantissimo, l'ho sempre detto io. Allora, anche il meteo dell'aeroporto da temporali domani sera a partire dalle 18. Quindi teoricamente, secondo le previsioni, non dovrebbe piovere. Benissimo, non c'è la sigla. Lucio, grazie tantissimo. Grazie a tutti, buona serata. Seguite su moto.it tutto quello che potete della MotoGP. Ciao Lucio, grazie. Ciao Sama, grazie.